presento Mr. Spread. Piacere. Tutti ne parlano, ma nessuno l'ha mai visto. Noi l'abbiamo trovato, è Mr. Spread. Guardi come se lo stringe, Mr. Spread. Sì, sì, me lo stringo fortissimo, lo adoro. Tutti ormai le vogliamo bene. Ormai fa parte del nostro quotidiano. Gli cucinerebbe la parmigiana di melanzane a Mr. Spread? No, assolutamente no. Nemmeno. Ma perché? Cosa le ha nemmeno fatto? Nemmeno la pasta con le sarde. È un po' la pancia di chi è su che si arricchisce, diciamo. Dici che bisogna metterlo un po' a dieta questo Mr. Spread? Direi di metterli un po' tutti a dieta. Visto così sembra meno temibile di quel che si legge, ma ho paura che sia invece molto pericoloso, vero? Ma lei lo sa quant'è lo spread oggi? Sì, era arrivato a 2,90, poi adesso ho visto che è sceso a 2,80. Ha appena controllato? Sì. A me fa antipatia già. Allora vede, anche l'opportunità incredibile di potergli dare uno schiaffo se vuole. Vai, vai, vai. Come si sente adesso che ha dato cazzotta allo spread? Benissimo, benissimo. Ma il governo fa bene a sfidare lo spread? Allora, a me fa più paura un'Europa che ci stringe, ci morde le caviglie. Questo è un segnale che viene dato all'Europa di una nazione che comunque è sempre stata sottovalutata. Diciamo che lo stanno esaltando troppo. Stanno dando troppa importanza. Per buttare giù il governo. Ti faccio vedere io come si sgonfia lo spread.